Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo del mondo MSX, in particolar modo di MSX Electronica 2000. Il link per trovare tantissime altre retro riviste in PDF di MSX Electronica 2000 lo trovate in descrizione di questo file. Electronica 2000 era una rivista di elettronica, come dice il nome stesso, ma all'interno della rivista erano stati dedicati articoli al mondo MSX, in particolar modo allo ZX Spectrum e alla sua capacità di espanderne hardware e eventualmente modificarne il montaggio. Osserveremo rapidamente gli articoli estratti a caso dalla grande directory che è rintracciabile su Archive relativamente a MSX Electronica 2000 del settembre 1981, del febbraio del 1984, del gennaio del 1985 e del dicembre del 1988. Electronica 2000, settembre 1981. L'articolino è estremamente essenziale, in bianco e nero, è un articolo dove si spiega dove è possibile mettere espansioni da 16k per lo ZX80. Qui c'è tutto l'articolo in cui si spiega tutti i dati tecnici della macchina, che si intravede qui. E poi praticamente nella seconda pagina c'è anche un piccolo listato in basic del programmino di un giochino, e queste erano, diciamo, praticamente le informazioni che venivano date, né più e né meno, su come andare a potenziare lo ZX Sinclair ZX 80 con un'espansione di memoria di 16k. Electronica 2000, febbraio del 1984. Un articolino su come personalizzare lo Spectrum ZX80 da 48k per portarlo ad 80k, in una personalizzazione specifica per la macchina, per gli smanettoni e esperti di elettronica, quindi non era certo una lettura per, diciamo, utenti che frequentavano istituti tecnici commerciali, per i licei classici o sperimentali, ma molto probabilmente questa rivista era molto letta, molto seguita per gli amici dell'ITI, che ci avevano in mano il saldatore e quindi anche programmavano e di conseguenza si mettevano a aprire il cofano e a personalizzare, molto spesso anche violando le garanzie della macchina, che però durava soltanto un anno, andando a personalizzarla a livello proprio di elettronica. Qui c'è l'articolino come spiega per passare dai 48k agli 80k dello ZX Sinclair. Eccolo qua, qui c'è tutta l'apertura con dove mettere l'aggeggino, dove saldarlo e cosa fare, come comprare gli integrati, che tipo e quant'altro. Qui tutti gli schemi elettrici, i vari componenti, cosa sostituire, cosa montare, cosa dissaldare. Articolo estremamente essenziale di 3 paginine, dove qui si spiega questo, il disegnino della motherboard, del pezzo della motherboard dello ZX Sinclair. Questa parte qui doveva essere messa sopra quest'altra, lato di rame, con i vari, con nuovi componenti, in modo da espandere la RAM, portandolo con questo nuovo chipettino praticamente da 48 ad 80 KB. Elettronica del 2000, gennaio del 1985. 2 articoletti corti. Spectrum Software, lettore di testate, un breve programma per ricavare e stampare il catalogo dei vostri nastri con indicazione del tipo di programma, lunghezza e locazione di partenza, nel caso di programmi in linguaggio macchina. Quindi un programmino che era un'autolettura dei nastri per creare, diciamo, una directory da dove iniziavano i programmi e che tipo di programma era, però questo funzionava solo per i programmi in linguaggio macchina. Tutti quelli che ci avevano un computer prima o poi finivano per fare un database, in modo da tenere conto di quali programmi si aveva e quali altri non si aveva, che cosa si voleva collezionare oppure no.
una brutta bestia, perché se finivate per diventare un collezionatore di software non la finivate più. Vediamo un po' cosa c'è in questo articolino. Qui c'è il vari programmi, con tutto viene specificato la logica che sta sottointende a questo programmino per ZX Spectrum, ricordo per cassetta, gli amici che si funzionavano con le cassette, niente dischi. E questo è il listatino del programma. Seconda parte, via con l'Assembler la programmazione dei moderni microcomputer in linguaggio macchina. Quarta puntata, questo era dedicato praticamente allo ZX Spectrum e che cosa praticamente era possibile fare. Vediamo un po', niente di particolare. Ok, elettronica 2000, dicembre del 1988. Questa pagina è assemblata da più parti in modo un po' più caotico. C'è un super speciale sull'MSX e lo andremo praticamente a guardare, composto da varie pagine di dimensioni diverse, e quindi sfoglieremo una parte del praticamente dell'elettronica 2000 dell'88. Supercat, un programma in BASIC che consentiva di ottenere maggiori informazioni rispetto al comando cat, e qui veniva spiegato come era possibile farlo per lo ZX Sinclair. Sono ritagli di giornale assemblati uno dietro l'altro e quindi dimensioni anche diverse, di conseguenza possono apparire giganteschi sfogliandoli. Comunque, onore al merito a chi si è preso la briga di scannerizzare tutta questa roba. Toolkit Mania, scrittura proporzionale, breve routine per scrivere solo sullo schermo caratteri proporzionali. Già, perché lo ZX Spectrum non aveva formato testo, solo formato grafico, e quindi le lettere venivano viste come praticamente dei disegni. Vediamo un po' cosa c'è. E qui viene spiegato un più o meno tutto. Il sound chip dello Spectrum, una trattazione completa e dettagliata del sound chip dello Spectrum Plus. Qui veniva spiegato un dettaglio come funzionava interamente tutto il chip. Allunaggio, provate la vostra abilità per un velocissimo videogioco. Anche qui, anche l'aspetto ludico era importante, indubbiamente. E poi vediamo un po' cosa c'è, altre informazioni per i lettori. Supercat, il listato del programma sia per la scrittura proporzionale che per l'utilizzo del sound chip, e poi il listato anche del videogioco per giocare con l'allunaggio. E questo è più o meno tutto. Se volete altri numeri di MSX 2000, elettronica 2000, potete trovare il link in descrizione. Ciao.